Parliamo di l'area deindustrializzata più grande della Lombardia. Pensate che rappresenta il 10% dell'intero territorio comunale e Varedo ha 13.000 abitanti. La chiamano la città nella città. Qualcuno che intervenga subito. Ecco, l'area è stata toccata da vari, chiamiamoli, fatti di cronaca. Ci sono stati ritrovati all'interno due cadaveri di due senza fissa dimora, ci sono tanti che abitano dentro, ci sono problemi di spaccio di droga, c'è un problema che riguarda i rifiuti. Allora, va subito detto una cosa, l'area è di proprietà privata. Filippo Vergani, sindaco di Varedo. Questa è una cosa importante perché poi ne conseguono tante cose. Assolutamente sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, questa confermo è un'area privata e come potete ben capire l'area privata da parte delle amministrazioni pubbliche è praticamente inattaccabile. È vero tutto quello che è stato detto, è vero che questa fabbrica ha portato benessere per anni nella nostra cittadina. Purtroppo, come ha detto lei prima anticipatamente, quest'area è chiusa dal 2003, ma già ben prima la maggior parte dei reparti erano chiusi. Abbiamo scritto a tutti, abbiamo scritto al Ministro dell'Ambiente, l'abbiamo invitato, abbiamo scritto al Prefetto, abbiamo scritto alla Procura. Fare un percorso nuovo per quest'area che oggi è un problema, ma deve tornare ad essere una risorsa per il territorio. Proprio per questo motivo, come gruppo del Partito Democratico, abbiamo presentato per i lavori che tra l'altro si terranno questa mattina in Consiglio regionale, sia un ordine del giorno che un emendamento per finanziare uno studio che rilanci quest'area particolarmente orientata verso il tema della ricerca e dell'innovazione.